pizzeria e invece il cane suo dove sta? A casa. Ma come sta? Non lo so. Ma insomma camminava, quindi. Però me lo sono ritrovato addosso. Ma come lo sta tenendo? Come lo strozzo? Io me lo sono trovato addosso col il cane, ovvio, e poi il maschio pure adesso. Ma stavano a sbranare su. Solo che poi che famo? Perché pure lui è ferito. Sì. Però quello mi ha fatto il brutto. Sì, però poi dovete che a qualcuno ce lo porti via, io non posso stare qua tutta notte così. Effettivamente, cioè. Ma solo lei c'è ragione. Ma i vigili urbani questa non c'è una squadra, questa va a pattugliare. Ma poi erano due. È sicuro che lei l'ambulanza non la vuole. Sicuro. Più che pattuglie, perché io sto con la polizia quest'anno, ci serve proprio quelli che si occupano dei cani. 21 Lido 1? Lido 1. Senti, confermi che la 2 si sta avvicinando comunque qui? L'ho dilattata per un probabile porto alto con la vicino Lido 1. Ah vabbè, senti, noi proviamo ad andare alla, c'è una clinica veterinaria qua dietro, proprio dove è successo il fatto. Essendo il cane ferito, magari loro lo riescono, lo prendono e lo curano, perché sennò non si sa che fine fare questo cane. Perciò andiamo a vedere a questa clinica. I richiedenti sono rimasti sul posto in attesa di nostre notizie. Tutti a pagamento sono. Pago io. Quindi se la paga pago io. Lo so, però. Cioè, anche perché sennò io sto qua seduto tutta sera, cioè non è che. Infatti non c'è portafoglio qua. Pago io. Ma non si può nemmeno lasciare così, insomma. No, che ma siamo matti. Perché ci dobbiamo pensare noi cittadini, ora bestiale, a noi fa pure tenerezza. Adesso. Queste spese quanto ammonterebbero? Io non dico poveretto, però. Se lo vedo abbastanza dimagrito, secondo me qualche giorno questo qua. Così, certo. L'anestesia. Ho capito. Eventualmente il signore decidesse di farmi. Come si chiama? Lidole. Senti, dirlo che stanno bloccati qua, non sappiamo come. Lì è negativo. Ma la clinica veterinaria che ha detto? Non l'ho trovata, si vede che non c'è sta più. Ma tanto mi dicono la stessa cosa che di questa qua, eh. Ma se l'operativo non riesce a trovare la soluzione. No, ripeto, se c'è da pagare, pago. Cioè. Sì. Problema. Perché non deve pagare lì? Cioè, è quello che ha capito, cioè oltre, come si dice, col punto emaziano, però il problema è sempre quello che poi glielo curano e poi dopo? No, dopodiché venerdì l'ASL è aperta, l'ASL vede di chi è e lo recuperano, e penso l'ASL se ne deve far carica. Però sempre lei deve andare lì a prenderlo e poi portarlo. Buonasera, informazione, sono per strada a Roma, la zona Infernetto, e c'è un cane randagio, un molosso, un cane grosso che mi ha aggredito, il mio cane. Adesso siamo riusciti a immobilizzarlo, però non sappiamo a chi darlo. Siamo qua anche con una pattuglia della polizia e non si riesce a capire a chi poterlo dare. Se c'è la ASL, se c'è, non so, qualcuno. E gli dovete mandare fax? Grazie. Devono mandare un fax, c'è la calappiacani per queste cose, però voi non potete farlo arrivare senza che questi debbano mandare fax. Cioè, esiste un servizio, dice, per queste cose qua esiste la calappiacani. Se i cani sono molesti,
Ok, appurato. Esiste la carappia cane. C'è un numero di telefono? Un fax. C'era il numero del fax. Lui dice che ci pensano, sta informando, si pensano a loro. Ci hanno seguito e poi quando hanno visto il cane che era. Sì, poi hanno aggredito il mio cane e me. E noi siamo. Allora le lascio un attimo, le lascio il recapito. Io gli ho dato il suo numero. Sì. Il Carappiani c'ha il mio numero. Qualsiasi cosa, adesso io pure le do il mio numero. Comunque l'indirizzo è. Io ho detto al 170, quando arriva qua vi chiama, anche perché qui se sta cominciando a piovere. Non vi conviene rimanere qua. Il cane dentro, perfetto. Lo metto in giardino, vi do da mangiare. E così almeno lo prendono loro, lo curano e. Mi hanno detto aggressivo, dico a te in questo momento no, però come passa qualcuno si alza e rischia. Perciò insomma. Più di questo non si può fare. Vabbè. Ok. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Sì. Perfetto. Grazie dottoressa. Grazie, arrivederci. Tranquillizzo e poi lo riporto. La dottoressa che voleva sapere se ci avevano contattato, perciò si sono mossi tutti. Ok? Va bene, allora. Vabbè, fermai, fa danni, Aspetta che è grosso. No, adesso così no. Tanto così, si deve portare via tutto. No, va bene. Non vedo, ma non vediamo un piatto così. Sì. Ma però guarda che c'è un c'è sai tu come. Sì, allora per Via Romani 170 sul posto rimane la persona con il cane, il richiedente con il cane, e sta aggiungendo da Roma una macchina apposita per prelevare il molosso. Sì, ricevuto.